Bella ragazzi, tutto il comandone veneziano, siamo a Imola dopo le grandi prestazioni, purtroppo ci è mancata solo la vittoria, abbiamo perso all'ultima curva, però stiamo andando molto molto bene, siamo in obiettivo, siamo tutti alla grande, partiamo terzi con Alfonso e quinti con Norris, quindi qualificazioni un po' meno belle rispetto al solito. Allora, con Norris partiamo con le hard, diciamo, come è a un ritmo diciamo molto elevato, non massimo ma quasi, deve avere un ritmo diciamo costante con le medie, e poi chiudere sempre con un ritmo, diciamo, normale con le soft. Mentre Alfonso parte tranquillo con le medie, a bomba con le hard e tranquillo con le soft. Poi chiaramente, in base alla gara, vediamo di cambiare le cose. Qui a Imola i piloti sono pronti. Vai raga. 63 storici giri del Gran Premio dell'Emilia Romagna. Perché Emilia Romagna. Sarà pronto a dare il massimo nella gara di oggi. C'è tensione. Certo non sarà una passeggiata. Partendo in P18 è difficile. P18. P18. Di sicuro ci aspetta una gara fenomenale. Rolex. E andiamo. Si respira aria di grandi occasioni e la folla in trepidante attesa qui al Gran Premio dell'Emilia Romagna. Go 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 go. Vai raga, subito a bomba. Copy, secondi e terzi subito ragazzi. Norris è già terzo da quinto. Stiamo volando. Allora, Norris alle hard, medie, diciamo che la media domina, però non siamo gli unici con le hard. Godo, si parte ragazzi. Copy. Allora, è già contro Max. Mamma mia, subito lotta paurosa tra Max e Alfonso. Sarebbe bello dare a Alonso il terzo titolo mondiale, ma devo capire se riesco il prossimo anno a fare una macchina da primo posto. Non siamo lontani, ma è chiaro che lo sviluppo non è semplice. E bisogna capire quanto Alonso ne ha ancora, ovviamente. Però è Norris, il nostro cavallo di razza. Il nostro Lando Norris. Lando Norris, non Norris, ma Lando Norris. Scusate, dopo questa posso anche ritirarmi. Primo giro andato. E ci siamo, signori. Verstappen. Primo. Ma lo c'è, ragazzi. Lo c'è. Possiamo velocizzare un attimo. DRS attivato. Siamo sempre secondi e terzi. Copy. Confirm. Mamma mia, come stiamo andando bene. Calma, però manca una vita, Beppe. Manca una vita. Yellow flag, no. Aia. No. Non ci credo. Norris, altro errore per Lando. Non ci sono danni. Ai. Adesso deve fare tutta un'altra strategia. Non ci voleva proprio. Secondi e terzi. Ma brutto errore di Lando. Secondo errore di Lando che dimostra di non essere ancora al top. Purtroppo. Attenzione, virtual safety car ancora. Ancora Norris. A questo punto non possiamo neanche smarcarlo. Niente, gara no. Gara no per Norris oggi. Gara no per Lando Norris. Out, addirittura Piastri, out.
Errori su errori per Lando. Si becca anche la penalità. Che palle. Vai Alo. Veramente ha qualche problema, è Norris, quindi non sarà semplice. Alonso è primo intanto. Alo è primo. Ma manca troppo. Opzioni box. Andiamo su gomme medie. Ma con Norris sono abbastanza deluso. Due errori in poche gare, non va bene. Serve una safety car ovviamente. Buono Alo invece. Aggressivo. Calma, calma. E però siamo a un ritmo basso, cazzo. Abbassiamo ancora il ritmo, molto caldo, eh. Ok. È importante tenere le gomme a temperature basse. Max sta arrivando. Ora vediamo Max. Il problema ci siamo là. Norris è ultimo già con una sosta fa. Per Norris è andata. Ripeto, solo una safety car può salvarlo. Però la dinamica è un po' così. Io sinceramente non lo so. Non lo so se andare avanti o no. Sono un po' indeciso. Alonso può tenere ancora tranquillamente un po', eh. Vai Alo. Verstappen lo supera ovviamente. Max al 47. Problemi ai box per Hülkenberg. Opzioni box, andiamo di hard. Devi dare tutto adesso. Norris ha un po' recuperato, ma niente di che. Vabbè, vabbè. No, sono un po' così perché non può Norris fare tutti questi errori. C'è sempre solo un cavallo e non va bene. C'è da avere due possibilità. Cavallo in senso ironico, ovviamente. Dai, ragazzi, dai. Tanto Alonso deve mantenersi per lotta per la vittoria perché siamo in lotta per la vittoria, eh. Però le gomme così no. Vai Lando.
Lando undicesimo. Dopo Lando lo facciamo finire ovviamente con le hard. Perez rimane, ma Perez ha fatto la sosta? Ancora no, ok. Attenzione al carburante. Ah, Dio mio. Allora, ha problemi Norris. Sì, mamma mia. Le ha proprio tutte Norris. Le ha proprio tutte Lando. Ah, lo torna al comando. Importante però stare su e giù. Aumentare il ritmo, diminuirlo. Non possiamo sempre stare a ritmo costante perché le gomme si bruciano, ragazzi. Le gomme si, se le gomme si bruciano, so cazzi. Allora sto andando alla grande, attenzione. Vai Alo, tranquillo Alo. Vediamo se riusciamo a recuperare un po' di carburante. Opzioni box. Dura 32 giri. Vai. Vai Lando. Lando tredicesimo. Non so se fare qualche punto magari. Cosa succede? È in finestra Alo. E Alo può, adesso che le gomme fredde, può anche pompare. Vai. Lando invece, mettiamolo su aggressivo. Il problema di Lando è la macchina che è andata, ragazzi. Purtroppo niente safety car per il momento. Attenzione, bloccaggio di Albon. Realtà safety car non mi conviene. Perez testa coda. Andiamo a giocarmela bene, ragazzi. Le gomme sono ancora fredde. Sta buono. Io teoricamente un'altra sosta dovrei farla. Gli altri? Non lo so. È un bel rischio fare la sosta. Però devo farla comunque. Aspetto un po'. Gomme sono in temperatura, ma non va su con le hard. Attenzione, 15 laps remaining. Norris, ok, stava recuperando bene il carburante, molto bene. Alo, ti prego. Anche arrivare alla fine forse. Siamo tutti là. Siamo tutti là. Com'è la chiusura che cambia in base alla temperatura? È molto meglio, eh. Sono quasi fredde le gomme. Norris dodicesimo, però Norris ormai non va più a punti. Se non arriva la safety car, purtroppo. Raga, siamo in lotta per vincerla. Il problema è che le gomme sono... siamo tutti messi un po' di merda con le gomme. Però l'usura è bassa per tutti. Norris dodicesimo. A questo punto non voglio la safety. Ti prego, Alo.
Ti prego, Alo. Relapse, remaining. No, Norris undicesimo. Ti prego, Alo. Ultimo giro per Alo. Final lap per Alo. Ti prego, Alo. Norris non ce la fa, ovviamente. Norris è andato. Final lap, yellow flag, yellow flag. Yellow flag veloce, però. Non rischiare. Potrebbe veramente arrivare una vittoria leggendaria, ragazzi. Peccato per Norris. Stava a fare veramente una gran gara anche qua in due, ma uno di due deve perdersi sempre. Purtroppo Norris sta sbagliando tanto adesso. Il nostro pupillo, il ferralocchiero della campagna acquisti Aston Martiniana. Ultime curve intanto, ultime curve per Alonso, ultime curve per Alfonso. Vai Alfonsino, vai Alfonsino, vai Alfonsino. E Alfonsino vince il Gran Premio di Imola. So, yes! E vaffanculo. Andiamo da Lando. Grande Alonso. Non ce la fa, non ce la fa. Ho le gomme finite. Per carità, anche Hulkenberg però. Neanche il punticino si ciuccia. Il buon Lando. Gara coraggiosa, anche un po' rimontato, ma la macchina comunque aveva dei problemi, non siamo mai entrati dopo l'incidente, più in gara per nulla, purtroppo. Stiamo anche rosicchiando molto da Hulkenberg, ma il punticino non arriva, purtroppo. Tanto grande vittoria, però grandissima vittoria di Alfonso. Grande Alfonsino. E si gode, cazzo, ci siamo anche noi. Male, undicesimo posto che fa male, ma va bene così. Yes. Bravo Alo. La squadra ha studiato la strategia perfetta. È una vittoria meritata. Guardalo, guardalo. È incontenibile e ora festeggia insieme. Guardalo. Senza sosta. E il veterano spagnolo. Olè. Prestazione incredibile. E Alonso torna sul gradino più alto. Vittoria numero uno in stagione. E sarà una vera e propria iniezione di autostima. Eh sì, bello vedere Alfonso di nuovo primo. E adesso champagne. Terzetto di testa può prepararsi a festeggiare. E si gode, raga, si gode alla grande. Buono. E Alonso supera addirittura Lando Norris. Comunque, ragazzi, siamo tutti abbastanza vicini ancora. Costruttori, molto bene. Dobbiamo prendere largo sulla Mercedes, perfetto. E si gode, raga, si gode a cannone. Molto bene. Ci voleva sta vittoria. Oh yes, baby. Ok. Bene, sono un attimo caso a Monaco. Devo un attimo sistemare i vari problemi. Comunque qua, possiamo vedere, stiamo sviluppando un lettore anteriore, un lettore posteriore per migliorare le velocità, che erano ancora un po' dei nostri talloni da kill o da killer. Comunque ci becchiamo dopo per capire un po' come ho sistemato la macchina. Raga, siamo a Monaco, strategie diverse, Alonso prudente. Parto con tutti e due con hard e soft, mentre con Norris più a bomba. Sempre la prima parte tranquilla, poi però soft, bomba bomba, e vediamo cosa combiniamo, ma chiaramente dopo decideremo tutto, diciamo, cammin facendo, ecco. Ok, componenti auto, sembra tutto regolare, tutto rego, ok. Partiamo tranquilli. Comunque è arrivata la prima vittoria, ragazzi.
troppo felice. Monte Carlo, il Grand Prix di Monaco. Sempre anche buone qualifiche. Poi non è facile, ovviamente, raga. Senza dubbio, molti seguiranno con interesse la gara di Fernando Alonso. Vai, Alo. Secondo posto in griglia, ma a semafori spenti tutto può cambiare nel giro di pochissimi secondi. Sembra siano pronti a... Attenzione, potrebbe essere che una gara pazza, con bandiere rosse, safety car e quant'altro. Gran Premio di Monaco. Occhio alla santa devota. Oh, e si va. Subito la prima curva, attenzione, ho già paura. Norris quarto, Norris deve riscattare veramente un inizio bello, ma adesso addirittura è dietro ad Alfonso, che ha qualche anno in più. Virtual safety, subito. Safety car addirittura. Che cazzo, Bottas. Che è successo? Proprio dritto. Yeah, red flag. Poi anche Sergeant. Vediamo, Logan Sergeant. È un cazzone però. Subito bandiera rossa al primo giro. Potrei smarcare, boh. Non lo so. È troppo presto, sinceramente. Non me la sento di cambiare. Troppo presto, un giro, cazzo. Subito red flag. Manca poco alla ripartenza. Nuova partenza con due piloti in meno. Mamma mia, raga. Primo giro già da incubo. Go. Ecco, questa nuova partenza non è positiva per nessun dei due. Tutti perdiamo posizioni. Non è prevista pioggia. Alo torna secondo. Adesso per piacere, non cagate, grazie. Norris deve dimostrare tanto. Già due ritiri del primo giro. È una red flag. Mamma mia. Ho paura, ragazzi. Monte Carlo è una gara d'ansia, perché può succedere realmente di tutto. Leclerc supera Alo, purtroppo. Vai, giro veloce di Verstappen. Cioè, come gomme, tra i big siamo praticamente gli unici con le aree, a parte Gigi Hamilton. Copy. Ok. Terzi e quinti. Subito una red flag, incredibile. E hanno più ritmo con le medie, ovviamente. Spingiamo un po' di più e vediamo. Ma Verstappen e Leclerc ne hanno di più oggi, eh. Verstappen e Charles ne hanno di più. Forse c'è un duello qua. Sì, diciamo Norris Perez è abbastanza bella, però sappiamo Monte Carlo è una gara un po' così. Solo i ritiri possono sconvolgere tutto. Però Leclerc e Verstappen sono in una fuga devastante. Vai, Fiume.
Perde un'altra posizione, quarti e quinti. Due ne ha perse Alonso. Due posizioni perse. Cosa possiamo dire Alonso che ha vinto una gara incredibile? Certo, le Red Bull sono superiori e forse anche le Ferrari. Vai. Equilibrata. Stiamo un po' su equilibrata col carburante. Quarti e quinti. Dopo il nulla. Gigi lontanissimo. Gigiaccio. E potevo fare più punti. Tanti vanno nei box. La strategia per il momento va benissimo. Facciamo rispingere un po' di più. Giro veloce di Hülkenberg. E Hülkenberg l'ha fatto con che gomme? Con le hard. Alle vicino a Perez. Dopo la red flag del primo giro, la gara si è un po' tranquillizzata. Ai box Sainz, Russell e Ocon. Vediamo i primi. Prima hanno le gomme un po' andate, però tengono Bottas. Tengono Bottas. Slow down. Copy. Siamo in regime. Ok, Leck Ibox, Leck Ibox. Ok, primi e secondi, ma ovviamente siamo in finestra, quindi adesso possiamo spingere, dobbiamo dare tutto adesso. Diamo tutto e vediamo cosa combiniamo. Aspettiamo ancora un pochino. Fastest di Verstappen. Opzioni box. Vai, soft. Però Alonso in realtà devo tenerlo su standard. Norris ai box, Norris ai box. Prego, non cappelliamo, grazie. Bravi. Adesso Norris deve stare sul verde, cioè sull'arancione. Quinto Lando, quinto Lando. È ancora un po' lontano in realtà Alonso, ha spinto un po' troppo qua. Devo aspettare con Alo. Ok, adesso Norris può stare tranquillamente sulla sua strategia aggressiva. Ok. Allora, solo tenere un po' dentro una bella safety car adesso, no? Virtual, virtual. Red flag addirittura. Che è successo? Questo è bene per Alonso. Cazzo, no per Norris, appena fatta la sosta. Mamma mia, due... ma guardami. Due red flag. Monaco ci stanno. Seconda bandiera rossa. Che sfiga però. Che sfiga Norris. Allora... Norris a sto punto gli mettiamo le gomme, dovrebbe durare 45, che sfiga però per Norris, poteva per pochissimo. Ok, Alonso ha avuto molta fortuna invece.
Seconda bandiera, bandiera rossa, incredibile. Tutto pronto. La gara può riprendere. Go, go, go. Stiamo su standard. Vai. Ti prego, Alo, tieni duro. Terza partenza, seconda ripartenza. Vediamo che gomme hanno gli altri. Tutte soft, ovviamente. Sta calmo, Norris. Basta che non fai cagate, grazie. Bravo, Lando, bravo. Madonna, cosa ha fatto Verstappen? Quattro ritiri tsunami. Tsunoda, Magnussen, Sergeant e Valtteri Bottas. Che figo. Mamma mia, che bello. Alonso ha un'altra chance mostruosa, ma... non posso pensare che veramente di vincere un'altra, sarebbe pazzesco. Però Alonso in palla, dopo può sbagliare, ma da Alonso, insomma, è vecchio, cioè vecchiotto, sta già veramente portando miracoli. Verstappen, fastest, Verstappen è vicino. Max è vicino. Difesa costante. Norris quinto, Norris non è in un gran momento. Verstappen può farcela, ragazzi, eh. Però Alonso è un osso duro da superare, attenzione. Ale è un osso duro. Mamma mia, sei dura. Verstappen ce la fa. Verstappen purtroppo ce la fa. Ragazzi, Red Bull è più forte in questo momento. Cioè, lo dobbiamo accettare. Norris quinto. E Max non sbaglia mai, quello è il problema. I giri scorrono, siamo in 16. Virtual safety car. Virtual safety car. Stay positive. Yeah, confirmed. Sembra rimanere virtual. Fuori zu, fuori zu. È virtual, è virtual. Mamma mia, carneficina a Monaco. Carneficina a Monaco. Siamo bassi, cerchiamo di ricaricare. Bella gara però, eh? Bella gara questa. Ok. Vai. Vediamo se Alonso ha le possibilità di recuperare. Vediamo le gomme. Siamo uguali con le gomme. E Alonso si fa superare così. Ai ai ai, Alo. Brutto errore qua di Alo. Leclerc, gran sorpasso. A casa sua qua. Siamo tutti là con le gomme. Alo quarto, quarti e quinti.
Ne hanno di più, purtroppo. Ne hanno di più gli altri. Dieci giri alla fine. Non so più cosa fare, tenere le gomme, ho paura di buttarle troppo giù. Però sono messi peggio Leclerc e Perez, eh. Non è detto, non è detto. Possiamo ancora dire la nostra, ma diciamo un crollo mostruoso, speriamo. Allo vicino a Perez comunque. Relapse Remanang. Qui ci sono i classici relapse Remanang. Ultimo giro. Vai Alo, ci prova Alo ovviamente. Alo vuole il podio e lo merita, cazzo. Guardate che è primo per parecchi giri. Vai Alo, vai Alo, vai Alo. Siete a spaccare la macchina, grazie. Alo più in palla di Lando. Non hai fiducia però, eh? Scarsa, chissà perché. Un po' meglio Norris. Dai Alo, dai Alo. È dura superare a Monaco. Non ce la facciamo purtroppo. Qua è durissima, come cazzo lo superi? Finisce così. Buon quarto posto di Alonso. E buon quinto anche di Norris. Va bene, va bene, va bene. Max Verstappen taglia il traguardo. Va bene. Sul gradino più alto del podio. Va bene così, ragazzi. Siamo in pieno obiettivo scuderia. È stata una gara impegnativa per... Ok, la classifica vede Alonso a 81 punti. Lando 71. Non siamo comunque distantissimi. Costruttori. Il terzo posto è sempre più consolidato. Raga, un saluto del comandante veneziano. Sono strasoddisfatto. La stagione va benissimo. Abbiamo anche ottenuto la prima vittoria. Quindi meglio di così non poteva andare. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!